C'è una notizia, Aspetta, che no. diamo subito. Triste notizia, la morte di Umberto Eco. It's also been announced that the Italian writer Umberto Eco. Shuhet në moshën 84 vjeçare, shkrimtari dhe filozofi mirënjohur italian Umberto Eco. Un virëzvesni italianski pisatel Umberto Eco. Umberto Eco, الروائي والفيلسوف الإيطالي البارز, فارق الحياة الجمعة بميلان عن عمر ناهز 84 عاما. Mucha tensión a esta hora. Medios de comunicación italianos informan sobre la muerte del escritor Umberto Eco. Morre un dos maiores nomes da literatura mundial, o romancista Umberto Eco. Jetzt ist der italienische Schriftsteller Umberto Eco mit 84 Jahren gestorben. Et on vient de l'apprendre, l'écrivain italien Umberto Eco s'est éteint, auteur du célèbre roman Le nom de la rose. Una volta era più facile essere conformisti o anticonformisti perché c'era una più netta distinzione fra buoni e cattivi. Perfino a scuola ci facevano una riga sulla lavagna e segnavano i buoni e i cattivi. Chiediamo a Umberto Eco che cosa ne pensa, visto che ha scritto un saggio sui bambini del libro Cuore, su quelli di De Amicis. Beh, vedi, io ho qui il libro Cuore con me, perché con è il libro di Chevet a capezzale. D'altra parte la nostra infanzia, no? Si è formata su questo libro fondamentale, dove appunto i buoni e i cattivi sono definiti sin dall'inizio come modelli. Cattivo e ad accanto una faccia tosta e trista, uno che si chiama Franti, che fu già espulso da un'altra sezione. In these troubled times when politics and economics seem to collide, it's time to reach for a senior European semiotician, specifically for Umberto Eco, the 79-year-old author of In the Name of the Rose. Nella presentazione della mia traduzione di Sylvie de Nerval ho ricordato che per 40 anni ho applicato sistemi di analisi rigorosissimi a questo testo e ogni volta lo rileggevo come fosse la prima volta. Per cui, al proposito, avevo elaborato questo slogan: anche i ginecologi si innamorano. Cioè, passano la vita a studiare scientificamente una certa cosa, ma poi, quando hanno l'incontro magico con una donna, è come se fosse la prima volta. Comunque, se già ti leggi solo la prefazione, già mi fa piacere, mi basta. Professore Adorno, lei ha espresso dei giudizi severi nei confronti della televisione, delle sue possibilità di cultura, nei confronti dell'atteggiamento degli intellettuali verso la televisione. Tuttavia, in alcune conferenze e interviste recenti, lei ha espresso delle tesi che paiono sensibilmente diverse. Vuole dirci qualcosa in proposito? Ich tue das sehr gern, lieber Herr Professor Eco, und ich darf gleich sagen, dass es mir eine große Ehre ist, dass ich gerade hier in Rom gelegen Lo faccio molto volentieri, caro professor Eco. E innanzitutto desidero dire che per me è un grande onore avere l'occasione di farlo proprio alla televisione. Sean Connery, F. Murray Abraham. The Name of the Rose. I motivi del successo e dell'attrattiva dei film di James Bond sono molteplici e sarebbe difficile analizzarli tutti. Per esempio, sarebbe estremamente interessante vedere come diversi tipi di pubblico reagiscono a queste pellicole. Tra i vari motivi ne indicherei due. Primo, il pubblico è completamente liberato dal dovere di credere a quello che sta accadendo, che è un dovere che impaccia sia il pubblico che il regista e gli attori negli altri film d'avventure.
Il pubblico negli altri film segue delle cose mirabolanti, ma continuamente cerca di comprendere se quello che vede è verosimile o meno. In James Bond, sin dai titoli di testa e in ogni gesto del personaggio principale, c'è questo ammiccare continuo, questo patto tacito col pubblico. Badate, tutto quello che vi raccontiamo è assolutamente falso. Chose, pour cela préfère la paix, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien à lui qui pèse et qui pose. Non ho esitazioni perché è un'immagine fissa, è Ombre Rosse di John Ford, titolo originale Stagecoach. Perché? L'ho visto tra il 38 e il 40, non sono sicuro, quindi ero piccolo e non vedevo molti film, quello mi ha sconvolto. Mi ha sconvolto per la storia, perché gli indiani sono senza penne. Riuscire a presentare Geronimo e i suoi indiani senza ricorrere al miserabile artificio delle penne, questo è un colpo di genio. Perché lì per la prima volta ho capito che al cinema, se si guarda attentamente, le ruote delle carrozze girano in senso opposto. E così ho avuto la rivelazione della differenza tra realtà e rappresentazione cinematografica. È come leggere pezzi di Aristotele con Aristotele presente, insomma, è una cosa bellissima. E gli hanno dato la cittadinanza onoraria, e quindi volevo... Perché ha nominato San Leo in alcune opere e Cagliostro, che è stato qua, eccetera. Quindi vorrei sapere a me, che sono 17 anni che parlo di Berlusconi, perché non mi danno la cittadinanza di Arcore onoraria. L'ilarità, l'ilarità è una cosa che mi fa rabbrividire. No. Rabbrividisco, sì, le risa. Non è che posso pensare ogni parola adesso. Stolti. Io, scusi, parlo con... Sto studio live. Scolpisci i tuoi capelli. No. Baldini, perché non specifica bene quando parla. Ma non sto a pesare ogni singola parola, non parlo col cervello, parlo col cuore. Ecco, Baldini, lei dice cuore. Sì. Molto contento che sia stata data notizia della mia morte ieri, così come 4 giorni fa pareva che io avessi mandato un Twitter per annunciare la morte di Dan Brown. Ormai sta cominciando una moda. Ieri sera mi ha telefonato mia sorella e dice: hai saputo che sei morto? In altre circostanze mi avrebbe telefonato spaventatissima cercando della mia vedova. Ormai non ci crede più nessuno. Questo è un fatto estremamente positivo, così la gente comincerà a non prendere sul serio Twitter. Rimarrà solo Casaleggio. Possa la mia mano non tremare mentre mi accingo a rivivere quegli eventi e a ricordare l'inquietudine sottile che opprimeva l'animo mio mentre mi appressavo a quelle mura. Perché oggi so che stavo rettamente interpretando gli indubitabili presagi iscritti in quella pietra. Vidi raccolto in un volume ciò che nell'universo si squaderna. Quindi vede Dio come la biblioteca delle biblioteche. Immaginiamo che io sia Robinson sull'isola deserta e mi trovo ad avere dei rapporti con Venerdì, il selvaggio che ho appena incontrato. Noi parliamo due lingue diverse, quindi il sistema di segni verbale non ci aiuta, non ci capiamo.
Io però sono interessato ad avere alcune frutta che ci sono sull'isola. Per esempio, delle mele, delle pere e delle banane. E comincio a fare vedere a venerdì queste frutta associandole a dei pezzi di corteccia d'albero che ho a mia disposizione. Uno di forma circolare, uno di forma triangolare e uno di forma rettangolare. Vediamo bene, la serie dei frutti non riguarda la semiologia, riguarda la botanica, l'orticoltura, non so. Così come la serie di queste figure geometriche riguarda la geometria, le scienze matematiche. Non c'è ancora segno. Ma man mano che io comincio a mettere in contatto queste due serie, tra me e venerdì si comincia a stabilire un rapporto, come se qui ci fosse una formula d'uguale. Questo sta per questo. Berlusconi is finally out of Italy, or at least out of that position currently. You don't understand why I'm so happy, because it was impossible to go around in a congress to present a book, to speak of philosophy. The question was always Berlusconi. Possiamo sperare per l'anno 21, sulla base di questo libro, da parte dei tuoi allievi, un seminario sulla semantica della maglia, semiologia dei ferri, struttura del ricamo. Beh, struttura pura, lo stato puro, sì. Il grande fascino del cinema a cui andavo io, che si poteva entrare in ogni momento. E questo è quello che fa il cinema uguale alla vita. Io sono entrato nella vita nel 1932 e c'era già stata la prima guerra mondiale, di cui non sapevo niente, però poi me l'hanno spiegata, ho legato tutto insieme e ho capito che rapporti aveva con la seconda guerra mondiale che ho vissuto. Quindi noi entriamo nella vita a metà spettacolo, ma se non siamo proprio degli idioti, riusciamo a ricostruire il prima e il dopo. Poi faccio lo scrittore. Il mio problema come scrittore non è che il libro che ho pubblicato piaccia a lei, è che lo leggano tra 10.000 anni. Poi magari no, poi magari... Ma la scommessa è questa. O sono letto tra 10.000 anni, oppure è andata male. Se si dimostra, come questi studiosi stanno dimostrando, che gli animali hanno dei sistemi di segni, questo modifica la stessa concezione dell'umano che noi abbiamo. Si pensava che l'uomo fosse l'unico animale razionale capace di parola. Se hanno ragione gli zoosemiologi, l'uomo non è più l'unico animale capace di parola. Si rimette tutto in discussione. Si rimette tutto in discussione, gli rimane, non è più un unico animale razionale, perché se gli animali sono capaci di parola, una certa razionalità c'è, gli rimane solo l'ultima sua grande qualità, che è la capacità di ridere, come dicevano gli scolastici, il proprio dell'uomo è il potere ridere. L'informazione può nuocere alla conoscenza, come accade oggi con i mezzi di massa e internet, perché ci dice troppe cose e troppe cose insieme fanno il rumore, e il rumore non è uno strumento di conoscenza. Mi chiamo Bond, James Bond. Io sono nato qualche anno dopo Topolino e questi ragazzini qui sono nati qualche anno dopo di me. Eppure siamo già sull'arco di due generazioni e questo Olimpo di personaggi creato da Walt Disney continua a funzionare in un modo o nell'altro, no? Ed è più vecchio di noi, tanto che c'è da chiedersi se, come tutti i creatori di miti, Walt Disney per caso non sia già scomparso da tempo e i personaggi continuino a vivere per conto loro. Imagine there's no heaven. See you.
tornato tutto su. E così mi tornano spontaneamente alla memoria infinite altre cose della mia giovinezza o della mia infanzia. Il giorno della mia morte ricorderò tutto. Ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento, così la milonga rivelava di sé molto più di quanto apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera. Una verde frontiera tra il suonare e l'amare. Verde spettacolo in corso da inseguire. Da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate, niño, che continuo io.